Schiena curva, mani sul manubrio e piedi sui pedali. Per portare a termine le proprie passioni ci vogliono concentrazione, allenamento e una grande costanza per non mollare mai e continuare a seguire la lunga linea bianca che tratteggia la nostra strada. Oggi quella di Icarus Plus è una storia che parte dai sogni di Matteo, che da appassionato sportivo e viaggiatore qual è, ha fatto del triathlon la sua matrice di movimento e di avventura. La sua forse è un'idea nata tra le vie di Firenze e che prossimamente lo porterà fino in terra francese, attraversando i più bei paesaggi italiani, tortuosi passi di montagna e sterminati filari di vite. Beh, con la Francia ho un legame speciale. È stata la meta del mio primo grande viaggio, fatto un po' on the road insieme ai miei amici. E secondo me è una delle mete più interessanti per quanto riguarda lo sport touring in generale. Poterla percorrere in bici è uno dei modi migliori per poterci girare. Una delle attrattive più importanti sono i grandi passi, i passi che poi vengono, diciamo, percorsi anche durante il Tour de France, piuttosto che appunto nelle varie gare professionistiche francesi. Rolling Dreamers è nato l'anno scorso, quasi per gioco, con l'idea appunto di andare a partecipare ad una gara di triathlon a Barcellona facendo il viaggio in bici. Triathlon è un po' uno stile di vita e quindi ti permette, diciamo, di poter staccare nell'arco della giornata da quella che è la tua routine lavorativa. Ora siamo vicini alla prossima avventura. Questo viaggio prevede 8 tappe, di cui alcune particolarmente impegnative, perché saranno 8 giorni consecutivi sui pedali. Faremo Firenze-Parigi in bici e poi parteciperemo a una delle classiche più prestigiose e più famose del mondo, che è la Parigi-Roubaix. Ma se non ricordo male, per Matteo e per i Rolling Dreamers, il raggiungimento di un obiettivo non è altro che l'inizio di una nuova avventura. Aspetta un attimo, ma non avevi un compagno di viaggio? Ho visto che ce l'ho anch'io, eh! È passato un po' di tempo, ma cerchiamo di ricordare. Stanno per percorrere una linea lunga 1300 km con oltre 8000 metri di dislivello. Da Firenze a Barcellona in 5 giorni per poi affrontare una gara di triathlon olimpico, il Triathlon Internazionale di Barcellona. A parte gli scherzi, fin dal rientro da Barcellona non abbiamo mai smesso di allenarci, ma non per un obiettivo specifico, ma perché fa parte un po' della nostra filosofia e del nostro stile di vita. Potendo decidere ogni giorno se andare a correre, pedalare, nuotare, andare in palestra. Alla fine il triathlon ci permette di curare un pochino tutto.
è la ricetta per la felicità. Speriamo. Una ricetta, quella della felicità e del triathlon, che prevede lunghe sessioni di preparazione e una giusta dose di fatica. Adesso il bacino, buono. Direi. L'appoggio davanti, un po' troppo carico. Alle spalle dei Rolling Dreamers, infatti, c'è un attrezzato staff tecnico di allenatori, personal trainer, istruttori, fisioterapisti e meccanici che, grazie ad un lavoro costante e congiunto, affiancano Matteo e Andrea per pedalare gli oltre 1300 chilometri che dividono Firenze da Parigi. Ma cos'hanno di tanto speciale Parigi e la sua Parigi-Roubaix? Perché la Parigi-Roubaix è la corsa fuori dal tempo, è la rassegna per antonomasia della fatica, la corsa per noi sognatori. È il vero inferno del nord. Esatto. È una delle cinque classiche monumento, con i classici settori in pavé. Bisogna arrivare in fondo e qualcuno arriva in fondo quando magari i vincitori hanno già fatto la doccia. Per i corridori è vietato ritirarsi. Per noi appassionati, per noi amatori, credo sia appunto un'esperienza unica. Mi vedo già sotto le mitiche docce del velodromo, magari al cospetto di una targhetta di Fausto Coppi o Franco Ballerini. È proprio il bello di questo progetto, che ha messo insieme svariate persone, artisti anche direi, come appunto Francesca di Arteciclo, che ha curato la grafica appunto dei nostri telai con i quali andremo a Parigi. Francesca, circa meno di una settimana alla partenza. Sta venendo abbastanza bene, anzi direi molto bene. Parte da Roma, ovviamente attraverserà tutto il mondo, Parigi e i paesi africani, l'Inghilterra, l'attraversamento dei mari, l'Egitto, l'America con la Statua della Libertà, fino a partire con il razzo per arrivare fino alla Luna. Un'opera d'arte. Fantastico. Un'opera d'arte. Prof. Battistoni è il mio socio di Strana Officina, ci cura tutti i dettagli nei minimi particolari. Bici amicizia sono un binomio perfetto, quella della bici credo sia l'unica catena che rende liberi e lo spirito di questa avventura sarà nell'assoluta libertà di viversi questa esperienza. Di viverselo fino in fondo proprio. Esatto. E di godersi questo viaggio che per noi è veramente un sogno su due ruote. Quindi, ora vi tocca rimboccare le maniche, riempire le borracce di acqua fresca, controllare che tutto sia pronto e fare scorta di relax, perché il viaggio sta per cominciare e da quando i vostri piedi si solleveranno dall'asfalto, dovrete solo spingere sui pedali. Restate con noi, non perdetevi l'inizio del sogno su due ruote dei Rolling Dreamers. Solo su Icarus.
Ci siamo? Ci siamo? Ci siamo. Manca meno di una settimana. Ci vediamo a Parigi? On se voit à Paris. Bon courage, Rolling Dreamer. Dita crociate e a presto. Ciao. Ciao. Matteo Benzi e Andrea Gelli, a bordo dei loro cavalli meccanici di ultima generazione, si accingono a pedalare veementi verso la capitale francese. Cavalcheremo in loro compagnia per 5 appuntamenti a partire dal 1 maggio. Solcheremo non gli infiniti mari, bensì distese di pianura e catene montuose. Destinazione Parigi-Roubaix, una delle classiche monumento della storia del ciclismo. Sintonizzati i vostri tubi catodici solo su Icarus.